Io sulla sanità non ho mai mollato, Guscione evidentemente è allucinato dalle sue perversioni e quindi cioè, ogni giorno se ne inventa uno, un giorno c'è l'allucinazione, un altro giorno c'è la subalternità, un altro giorno si inventano le cose. Cioè, non mi pare che sia, come dire, o possa essere oggetto di considerazione questo disco rotto. Siamo a oltre un anno e purtroppo ancora la situazione è stagnante. È davvero irresponsabile e grave che si possa far perdere alla città di Cosenza e alla provincia di Cosenza, e naturalmente alla Calabria, un investimento importante per realizzare una grande opera, appunto, che è stata concepita, finanziata. Noi ci siamo battuti per avere per le risorse. Le risorse sono ferme, allocate lì e non si può procedere alla progettazione esecutiva solo perché non c'è la decisione del Comune di Cosenza sul sito che è stato indicato dallo studio di fattibilità. Tutto qui. È un'anteprima dello scontro elettorale che vi aspetta? Ma nessuno scontro elettorale mi aspetta perché ancora non so chi è, appunto, chi sarà il mio avversario, quindi non mi pare che ci sia un'indicazione ancora da parte degli altri poli, non solo da parte di uno. Salvatore Bruno per la CNews 24.